Buongiorno, benvenuti a questa diretta oggi della Zuppa di Porro. Vi ricordo che ci abbiamo come sempre alle 19 Radio 105 105 Matrix e poi questa sera alle 23:30 ci sarà Matrix su Canale 5. E ovviamente c'è sempre tutti i dati, le informazioni che mi riguardano, li trovate su nicolaporro.it, il sito a cui io, come ben sapete, tengo moltissimo. È l'unico spazio in cui posso dire e fare quello che voglio senza nessuna censura. Finite le premesse, diciamo, di pubblicità progresso fatte dalla Zuppa di Porro, andiamo sulle pubblicità regresso. Qual è l'unico paese al mondo in cui per il medesimo reato o ipotesi di reato si può essere indagati tre volte? L'Italia, un paese allucinante. Oggi Repubblica e Corriere della Sera dicono che Berlusconi e Dell'Utri, ma per quanto mi riguarda potevano essere Cappuccetto Rosso e la Befana, sono stati indagati per l'ennesima volta per l'ipotesi di aver contribuito e di essere i mandanti delle stragi del 93. Già la cosa mi sembra del tutto inverosimile, ma il fatto che a me sembra inverosimile, non riesco a capire che cosa c'entrino le stragi con la discesa in campo di Berlusconi, tutte queste ipotetici complotti e triangolazioni. Ma lasciamo perdere il merito della vicenda. Su questa ipotesi, cioè che Berlusconi e Dell'Utri fossero i mandanti delle stragi, la Procura di Firenze aveva già indagato due volte Berlusconi e Dell'Utri, nei confronti dei quali non c'è, diciamo, una benevolenza totale da parte dei magistrati, due volte sono stati no Giovanni, certo che si può, se Graviano inizia a parlare, no Giovanni, poi ti spiego perché questa è una stronzata quella che sta dicendo. In due volte sono stati archiviati Berlusconi e Dell'Utri nel 1996 e nel 2008, chiaro? Allora rispondo a Giovanni su Graviano, che vedo che legge con grande attenzione le minchiate che dice il Fatto Quotidiano, che si occupa molto di scusare diciamo la responsabilità oggettiva dei suoi amici grillini nello scegliere i loro capi di gabinetto, come fa oggi Travaglio. Invece la responsabilità oggettiva tremenda di aver fatto la mafia, i mafiosi c'è. Graviano è stato intercettato in una conversazione nel carcere con degli altri suoi carcerati, nei quali da una parte diceva che Berlusconi era un maiale perché non l'aveva difeso dopo aver fatto un patto con lui, il patto sarebbe quello delle stragi, e dall'altra avrebbe brindato, cosa per la quale è stato già archiviato Berlusconi, perché Graviano questa cosa attraverso Spatuzza l'aveva già detto, tutta la vicenda del fatto che al ristorante Idonei di Via Veneto avrebbero brindato Graviano e compagnia cantante per il fatto che avevano chiuso un accordo con Berlusconi. Sono stati già archiviati su quella roba di Spatuzza, e quest'altra volta c'è un'intercettazione in carcere, e siccome i mafiosi non sono scemi, un'intercettazione in carcere che viene presa come oro colato, detta da un ergastolano che ha ucciso tantissime persone, che ha realizzato queste stragi. E allora noi che cosa facciamo? Riapriamo per la terza volta. Sapete perfettamente dove andrà a finire: archiviazione per l'ennesima volta, guerò, fango su un politico di cui in questo caso io proprio mi dico, gli state facendo un favore, a Berlusconi, perché in questa maniera uscirà per l'ennesima volta come vittima sacrificale di un sistema giudiziario che non lo molla neanche per un secondo. Non ci credete? Cavoli vostri, ma io trovo che sia una cosa incredibile, per la terza volta indagato dopo che è stato archiviato già due volte. Va bene, e Pigmont, vabbè, va, non è che ne parliamo, il fatto del leader della, mi sembra che oggi ci sia uno scrittore sulla Repubblica che dice un po' la cosa che penso anch'io, cioè hai creato tutto sto casino in Catalogna e poi dopo scappi con i tuoi ministri per sfuggire a un'indagine nazionale, è una roba veramente imbarazzante. Oggi però i giornali godono sul Russiagate perché la vicenda non ve la sto a raccontare, perché è una vicenda drammaticamente futile, perché è un modo per dire che ci stiamo avvicinando a grandi passi all'impeachment di Trump. La mentalità, vedete, del berlusconismo che ho detto prima, cioè sconfiggere l'avversario per motivi giudiziari, la applicano i nostri giornalisti al loro nuovo odiato nemico, e cioè Trump. Massimo Gaggi oggi cosa dice? Può essere
peggio del Watergate. Ma di che cavolo parla? Ma di che cavolo parla? Il Watergate era l'intercettazione proprio direttamente connessa a Nixon. Qua stiamo su una fanta influenza attraverso Facebook, attraverso i social media, dei servizi segreti russi, attraverso dei componenti dello staff di Trump. Una cosa tutta a dimostrare, lontanissima, lontanissima, antiluci, l'assonanza deriva soltanto dal fatto che non ci vogliono sta, siccome Trump ha vinto, non ci vogliono sta e quindi vogliono fare come su Berlusconi, cioè per via giudiziaria applicano negli Stati Uniti il loro retropensiero, giudizialista italiano, tanto che i giornali americani, quelli che odiano Trump dal New York Times in poi, per primi dicono che è molto difficile che su questa vicenda si possa arrivare all'impeachment. Vi segnalo sul Corriere della Sera l'intervista all'avvocato di Trump, che in realtà non è l'avvocato di Trump ma è l'avvocato della Casa Bianca. Sono 20 righe, non di più, perché ovviamente in questi casi alla difesa si lascia poco. Molto interessante. Kevin Spacey, io adoro, peraltro è uno degli attori che devo dire che da un punto di vista cinematografico a me piacciono di più, è gay, ma questa sarebbe una notizia, diciamo, da gossip da pagina 25 dei giornali, anche perché si sapeva che Kevin Spacey era gay, cioè è uno di quei segreti di Pulcinella, insomma, un po' tutti quanti nel mondo, ma anche, diciamo, dei gossip, lo sanno, perfino io che non capisco nulla di cinema. Fermi, qualcosa di cinema lo so, perché ricordatevi che, come si chiama, Cabros de Mierda ha uno spessore bressoniano, raccontato ieri in una straordinaria intervista antitrampiana dal direttore del Festival di Roma Mondo. Quindi qualcosa di cinema ne capisco anch'io, perché andrò a vedere Cabros de Mierda, un film cileno imperdibile che ha un grande, ripeto, spessore bressoniano. Ritorniamo allo spessore invece di Kevin Spacey, che è quello di essere un gay, ma nel frattempo questo dice di essere gay, cosa che tutti sapevamo, e i giornali oggi titolano, aspetti, ve lo do io un titolo: sono gay ma c'è l'ombra delle molestie. E no, e come c'è l'ombra delle molestie? Se Asia Argento ha detto e ha creato tutto quel putiferio su Weinstein, qua non c'è l'ombra delle molestie. Un ragazzino di 14 anni dice che gli si è buttato sul suo letto di Kevin Spacey, lui stava guardando la televisione, sul letto di Kevin Spacey, entra Kevin Spacey con lo spessore bressoniano, entra nella stanza e prova a violentarlo. Il ragazzino di 14 anni lo denuncia dopo 30 anni, esattamente come fa Asia Argento. A differenza di Asia Argento, scappa il ragazzino di 14 anni, poi farà altri film, Star Trek, altre minchiate di questo tipo, e però c'è l'ombra delle molestie. Perché quando quello fa il coming out, come si dice, di essere gay, a prevale il coming out di essere gay sul fatto che uno ha denunciato che ha subito una molestia da un gay quando aveva 14 anni? A casa mia si chiama pedofilo uno che ci prova con un ragazzino di 14 anni, avendo lui 27, 28, quanto aveva in quell'età. Ci prova con un ragazzino di 14 anni. E qui l'ombra delle molestie. Qua non è l'ombra delle molestie. Qua è, se usiamo il metodo Asia Argento e Weinstein, c'è un molestatore che dovrebbe essere preso a calci nel sedere, come hanno fatto con Weinstein. Qual è la differenza tra Weinstein e Kevin Spacey, a parte i gusti sessuali? Beh, spiegatemelo, io voglio sapere qual è. Forse ve la dico io, che Kevin Spacey ci ha provato con un minorenne, mentre Weinstein con adulte consenzienti. Sembra, io non lo so, ma sembra che fino ad ora le attrici erano adulte, alcune consenzienti, altre meno, ma c'è la violenza psicologica, diciamo così. Io la trovo una cosa incredibile. Ragazzi, nella finanziaria c'è una piccola norma, oltre a tante altre norme si esercitano tutti i giornali sulla finanziaria, che raddoppia il costo del licenziamento. Sì, in Italia per licenziare un dipendente si paga una tassa, cioè la tassa sul licenziamento. Prima, per le grandi imprese che fanno i licenziamenti collettivi, era di 1.500 euro, adesso sarà 3.000 euro per dipendente. Mi stupisco del fatto che nel riepilogo di pagina 2 e pagina 3 del Sole 24 Ore non abbia dignità di titolo, cioè c'è scritta da qualche parte, in prima c'è, ma a pagina 2 e pagina 3 non c'è la dignità di titolo su questa tassa sui licenziamenti. Già l'idea che ci sia una tassa sui licenziamenti è una cosa che mi fa caponare la pelle, ma l'idea che non ci si renda conto che queste sono ennesime tasse sull'attività produttiva. Voi direte: che c'entra una tassa sul licenziamento con l'attività produttiva? Se io so che non potrò mai licenziare, io non assumo. È una vecchia tecnica che purtroppo
facciamo finta di dimenticare. Voglio andare a fondo, lo vedremo nei prossimi giorni, se ci dà il raddoppio delle, come si chiama, il raddoppio per la prescrizione delle cartelle settoriali a 10 anni. Sarebbe veramente uno scandalo. L'ultima notizia è la più bella, perché giustamente Filippo Facci e Libero la mettono come editoriale di Libero, e Filippo Facci dice: ma dove sono i Notav, quelli che ci hanno fatto due palle così sull'ecologia, sulla distruzione del suolo, sull'inutilità dell'opera in Val di Susa, che non è tanto sui soldi su cui lamentano, ma sulla loro distruzione di quelle valli? Dove sono quelle migliaia di giovani che manifestavano e che adesso durante gli incendi si sono liquefatti? Oppure hanno detto che, una cazzata scrive Facci, se scrive, incredibile, e cioè hanno detto che il maggior utilizzo di vigili del fuoco, di forze militari per spegnere gli incendi di Val di Susa sono un pretesto per la militarizzazione ulteriore della Val di Susa. Ha ragione François, forse erano con Pichemont, ha ragione, una bella battuta, erano con Pichemont. Prima dicono che quello è un problema grandemente ecologico, quando ci sono gli incendi via, perché lì a spalare e a dare una mano a quei poveracci che sono lambiti dalle fiamme, i Notav, che invece sono, come ricorda Facci, degli infiammatori, perché hanno messo a fuoco numerosi mezzi per la costruzione della ferrovia, beh, quelli se ne sono scappati come Pichemont, vigliacchetti in fuga. Vi do appuntamento a questa sera, come sempre, su Canale 5 e su Radio 105. Un saluto da Nicola Porro, ciao.